Bentrovati ai nostri telespettatori ad un nuovo appuntamento con la rubrica I fatti e le opinioni che questa sera si concentrerà sulla fatturazione elettronica. Un provvedimento amministrativo entrato in vigore dal 1 gennaio di quest'anno. Vedremo con il contributo di un esperto, il dottor Giampaolo Micolucci, dottor commercialista nonché revisore dei conti, che saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito. Salve. Ben trovato nei nostri studi, dottor Micolucci. Vedremo, ecco, tutti gli aspetti, di sviscerare tutti gli aspetti intorno alla fatturazione elettronica. Un provvedimento che ha spaventato, molto controverso, discusso, per qualche aspetto anche criticato. Vedremo di capirne di più chi è tenuto ad emettere la fatturazione elettronica, quali sono gli obblighi previsti per rimanere nell'ambito della norma e poi tutte le curiosità dietro questo provvedimento. E cercheremo di capire anche perché è stato attuato, con quale filosofia, con quale scopo, chi ne beneficia maggiormente. Ed allora, dottor Micolucci, fatta questa brevissima introduzione, ricordiamo che il dottor Giampaolo Micolucci è titolare dell'omonimo studio che opera a Lanciano, in Corso Trento e Trieste da oltre 15 anni, e presta attività di consulenza ed assistenza un po' in tutti gli aspetti dell'operatività ordinaria e straordinaria di imprese ed enti in campo economico. Dunque, dottor Micolucci, parliamo di fatturazione elettronica. Innanzitutto, vogliamo dire che cos'è la fatturazione elettronica? Sì, intanto diciamo che è un obbligo dal 1 gennaio di quest'anno, 2019, per cui tutte le fatture emesse da soggetti, operatori IVA, per operazioni effettuate di cessioni di beni o di prestazioni di servizi devono essere fatture elettroniche. Quindi è un obbligo generalizzato. Questo obbligo riguarda sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi che intervengono tra due operatori IVA, le cosiddette operazioni B2B, business to business, sia nel caso in cui la cessione o prestazione riguarda un operatore IVA nei confronti di un consumatore privato, quindi business to consumer, B2C, come esatto. Si è soliti dire. Quindi è un obbligo generalizzato, per cui magari poi puntualizzeremo meglio un po' la sfera di applicazione, l'ambito di applicazione di questo nuovo obbligo. Sicuramente, abbiamo visto dunque un obbligo previsto, che cos'è la fatturazione elettronica e i suoi contenuti magari che sono davvero particolari. Sì. Allora, volevo precisare intanto, se mi consente, che questo percorso, visto che abbiamo un attimo fatto riferimento a questo obbligo generalizzato, volevo precisare che si tratta di un obbligo che è sì intervenuto dal 1 gennaio 2019, ma è stato previsto dalla finanziaria per il 2018, quindi è stata prevista dalla finanziaria 2017 per il 2018, dalla legge di bilancio 2017 per il 2018. In realtà trova la sua genesi in una esigenza della normativa europea di armonizzazione digitale degli Stati membri. Devo dire questo, che la normativa europea prevede già dal 2001 quest'obbligo, quindi l'introduzione di questa possibilità della fatturazione elettronica. In realtà è un processo di digitalizzazione più complesso che si sta portando avanti, però la particolarità è che la normativa europea prevede questa possibilità della fattura elettronica previo accordo tra le parti, certo. Per cui secondo la normativa europea è possibile che gli Stati membri possano introdurre questa normativa, però con l'accordo tra le parti, per cui secondo lo spirito della normativa europea, se un soggetto è d'accordo a ricevere la fattura elettronica, allora sarà possibile procedere in questo senso. Proprio per derogare a questa previsione della normativa europea, il governo italiano ha chiesto una deroga alla Commissione europea
per ottenere invece l'estensione erga omnes, ecco per cui volevo anche precisare che questa estensione erga omnes, quindi a tutti, di questo obbligo, deriva proprio da una deroga richiesta alla e ottenuta richiesta alla Commissione europea per l'attuazione di questa, di quest'obbligo. E per quanto riguarda, lei mi chiedeva il contenuto della fatturazione elettronica, sostanzialmente il contenuto è identico alla normale fattura, cioè non cambia il famoso articolo 21 del DPR 633 del 72, ossia la normativa IVA, non cambia, per cui tutti gli elementi della fattura rimangono uguali. La novità è che viene inserito sostanzialmente, viene inserito questo destinatario, questo codice destinatario, codice PECO, codice destinatario da inserire nella fattura. In realtà certo. Poi ci sono anche nel formato XML, in realtà ci sono anche diversi nuovi campi che costituiscono delle piccole novità. Comunque la novità più grande è questa, sostanzialmente l'inserimento del codice destinatario, per cui fino ad ora si era abituati a fornire i propri dati per la fatturazione indicando la propria residenza, il proprio codice fiscale, la partita IVA, adesso bisogna indicare il codice destinatario o la PEC, sostanzialmente è questa la novità. Molto bene, quindi siamo, lo ricordo a beneficio dei nostri telespettatori, stiamo parlando di fatturazione elettronica con il dottor Giampaolo Micolucci, stiamo vedendo proprio nel dettaglio come funziona, chi è tenuto ad emettere questo tipo di documento fiscale, chi è coinvolto, con quale formato devono essere realizzati questi documenti, come trasmettere oltretutto le fatture elettroniche, eventuali intermediari, in che modo indirizzare completamente queste fatture, e poi vedremo anche altri aspetti, proprio per chiarire tutto il mondo legato intorno alla fatturazione elettronica. Dottor Micolucci, ricordato questo, mi preme sottolineare chi sono i soggetti non tenuti quindi a questo punto ad emettere la fatturazione elettronica e quindi capire chi invece resta e che deve emettere questo documento. Sì, mi fa una domanda molto pertinente perché conviene far partire il discorso proprio dai soggetti esonerati. Perché una volta individuati quali sono i soggetti esonerati, per argomento a contrario tutti gli altri sono obbligati, per cui ribadiamo la regola generale per cui tutti i soggetti operatori IVA residenti o stabiliti nel territorio italiano per tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica. Vedremo una particolarità per quanto riguarda le operazioni verso l'estero, ma poi questo magari lo chiariremo in un secondo momento. Certo. E quindi tornando al discorso dei soggetti esclusi, sono diversi, cominciamo a vederli magari uno alla volta, iniziamo innanzitutto con i contribuenti che rientrano nel regime dei minimi. Il regime dei minimi è un regime agevolato previsto già dal 2012 per favorire l'imprenditoria giovanile e le imprese di piccole dimensioni, che però è un regime che tuttavia è destinato, ecco, a scomparire perché diciamo è stato sostituito da regimi che poi sono stati previsti successivamente, in particolare dal regime forfettario. Tuttavia coloro che conservano ancora i requisiti per rimanere in questo regime e quindi ancora hanno i requisiti per rimanere in questo regime non sono obbligati all'emissione della fattura elettronica, quindi sono esonerati i contribuenti minimi. Altresì sono esonerati i contribuenti che rientrano nel regime forfettario. Questo regime forfettario è un po' più conosciuto ultimamente perché è entrato un po' nella cronaca, un po' con maggiore forza, perché diciamo è il regime su cui si è concentrata anche l'attenzione di quest'ultima finanziaria
sul quale poi è stata realizzata la cosiddetta flat tax, certo. Per cui è stata ampliata la sfera dei soggetti che possono accedere a questo regime. Ora, coloro che sono nel regime forfettario, oltre a beneficiare della flat tax di cui si sta tanto parlando, beneficiano anche del fatto di non avere l'obbligo di emissione della fattura elettronica, quindi sono esonerati dall'obbligo della fattura elettronica. Ricordo che questo regime tuttavia riguarda solo le persone fisiche, imprenditori e professionisti. C'è poi un'altra categoria di soggetti esonerati, e parliamo qui di agricoltori, certo. Di agricoltura. In particolare ci si riferisce al regime agricolo cosiddetto di esonero, sono gli agricoltori che non superano un volume di affari di 7.000 euro l'anno. Ci sono anche altri requisiti in realtà per accedere a questo regime, ma in questo contesto diciamo individuiamoli semplicemente così. Sono coloro che si avvalgono di questo regime e che non hanno, nell'esercizio precedente non hanno superato un volume d'affari di 7.000 euro, per cui costoro non sono obbligati ad emettere la fattura elettronica. In realtà questo obbligo loro non lo avevano già da prima, cioè già da prima dell'introduzione della fattura elettronica questi soggetti non erano tenuti all'emissione della fattura, in quanto scaricavano questo obbligo sugli acquirenti, per cui chi acquista da questi soggetti è tenuto ad emettere l'autofattura. E quindi si badi che se questi soggetti sono esonerati dall'emissione della fattura, coloro che invece acquistano da loro sono obbligati all'emissione dell'autofattura elettronica, okay. Quindi c'è questo aspetto. Poi, visto che parliamo del settore agricolo, proprio così per inciso, sì. Magari può interessare, perché sia coloro che sono nel regime agricolo speciale e sia coloro che sono nel regime agricolo ordinario, soprattutto anche nelle nostre realtà locali, sono coinvolte queste aziende spesso nei conferimenti a cooperative, e quindi pensiamo a tutto il mondo dell'olivicoltura e anche al settore vitivinicolo, per cui c'è questa possibilità di emettere da parte delle cooperative le fatture per conto dei cedenti, del socio cedente. E l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata, quindi sono stati chiariti le modalità attraverso cui le cooperative possono emettere fattura elettronica per conto degli associati, quindi anche questo mondo diciamo è stato sistemato per quanto riguarda la fattura elettronica, quindi le cooperative possono procedere tranquillamente ad emettere la fattura per conto come facevano prima cartacea dei loro associati, e fornendone copia con una modalità particolare che dovranno seguire, ma è stato tutto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, mm-hmm. E quindi poi i singoli associati tra l'altro avranno la possibilità ogni singolo associato di avere una numerazione propria progressiva, per cui questi aspetti sono stati ampiamente chiariti. Diciamo che il settore ha ricevuto sufficienti chiarimenti per poter procedere a questo obbligo. Dottor Micolucci, la interrompo un attimo brevemente, sì. Prima di farle riprendere, sì. Il discorso, perché mi piacerebbe comprendere, sì. Prima di vedere gli altri casi particolari, perché è stato chiesto di emettere la fatturazione elettronica? Qual è la filosofia alla base di questo provvedimento e chi ne beneficia maggiormente? Secondo lei è stata una rivoluzione, non rivoluzione, se vogliamo metterla in questi termini? Sì, mi chiede di fare una valutazione. Certo, all'esperto. No, allora, il discorso è che certamente, come le dicevo, c'è il progetto di una armonizzazione digitale, ma non solo in riferimento alla fatturazione elettronica, per cui c'è questa esigenza di armonizzazione digitale. C'è anche il
concetto di documento digitale, c'è un codice dell'amministrazione digitale per cui noi siamo abituati, ecco, se io le dico documento, nel suo immaginario sicuramente si costruisce uno strumento cartaceo, esatto. Per cui, perché siamo abituati, veniamo da questo, da questo secolo della carta, da questi secoli della carta, ora siamo nell'epoca in cui bisogna cominciare ad associare il concetto di documento a un concetto di supporto elettronico, sostanzialmente di file. Quindi la vera novità, la vera rivoluzione è che un file elettronico diventa documento con tutti gli effetti di legge. Ora questa novità di per sé è importante, tuttavia per quanto riguarda l'efficacia che è stata paventata in merito al contrasto all'evasione, perché questa efficacia sicuramente potrà esserci maggiormente per quanto riguarda le frodi IVA, perché sostanzialmente la fatturazione elettronica è un'altra, non la sola, telecamera fiscale montata all'interno della vita aziendale, per cui ci potrà essere un controllo diretto di alcuni circuiti, sicuramente. Però io dico, mi permetta, l'evasore seriale, per cui ha una sua decisione di evasione a monte rispetto a tipologia di documento da emettere, per cui la fattura elettronica di per sé non ha capacità di incidere sulla realtà economica, cioè rappresenta una realtà economica, però non ha, essendo semplice strumento documento, non ha capacità di incidere sulla realtà. Magari avesse questo sicuramente lo ha avuto per le software house, per loro sicuramente ha modificato. Possiamo anche dire che è un ulteriore strumento nelle mani dell'Agenzia delle Entrate per un maggior controllo, questo sicuramente. Allora, dottor Micolucci, torniamo appunto agli aspetti proprio tecnici della fatturazione elettronica. Abbiamo parlato di operazioni verso l'estero e accenniamo anche ai casi particolari, giusto per far comprendere. Sì, se mi permette, solo per completezza, volevo terminare un attimo l'evidenziazione dei soggetti esonerati. E così ci riagganciamo anche al discorso verso l'estero, perché rientra un po' in questo ambito delle operazioni escluse da questa, da quest'obbligo. Mancavano nella nostra elencazione abbiamo parlato dell'agricoltura, mancavano le società sportive dilettantistiche, per cui le società sportive dilettantistiche che per le attività istituzionali il problema non sussiste in quanto non vi è obbligo di fatturazione. Certo. Per le attività commerciali che tuttavia rientrano nell'ambito agevolativo della legge 398 del 91, quindi pur essendo attività commerciali, però rientrano nell'ambito applicativo della 398 del 91, se non superano i 65.000 euro non sono soggette all'obbligo della fattura elettronica. Lo stesso discorso è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate, vale anche per le proloco, per cui anche questa tipologia di soggetti viene assimilata, in quanto applicabile anche a loro la normativa prevista dalla 398 del 91. Ugualmente gli altri enti non commerciali non avranno l'obbligo evidentemente per le attività istituzionali svolte, invece l'obbligo sussisterà per le attività non istituzionali. Volevo precisare inoltre che sono più che esonerati, hanno il divieto di emettere fattura elettronica i soggetti che sono tenuti alla comunicazione al sistema tessera sanitaria, ossia
tutte le professioni mediche e i lavoratori nell'ambito sanitario, coloro che commercializzano prodotti che poi costituiscono oneri deducibili, detraibili a titolo di spese mediche nella dichiarazione dei redditi, per cui contribuiscono anche alla formazione del 730 precompilato. Ora, per questi, mentre per gli altri l'obbligo non c'è, ma c'è la facoltà, se vogliono, di emettere la fattura elettronica, per costoro c'è proprio il divieto di emettere la fattura elettronica. Tra l'altro vorrei precisare anche che in questo caso, siccome c'è la possibilità di chiedere in occasione delle prestazioni sanitarie l'esonero, cioè il paziente ha la possibilità di chiedere di non essere indicato nell'elenco tessera sanitaria per un suo motivo di privacy, Ecco, anche in questo caso non c'è l'obbligo di emissione della fattura elettronica, quindi diciamo c'è un sistema di esenzione ampio per coloro che operano in questo settore. Credo che abbiamo esaurito l'elenco sia completo, almeno per a titolo di informativa. Quindi ricordiamo, questi sono i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica. Se non si rientra in uno di questi, sostanzialmente l'obbligo sussiste, e se è operatore IVA l'obbligo sussiste. Parliamo, dottor Micolucci, abbiamo visto come la fatturazione elettronica possa interessare anche quelle imprese, quelle aziende, quelle attività che hanno rapporti con l'estero. In questo caso come si devono comportare? Sì, allora, sostanzialmente non vi è l'obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti per le operazioni cessione di beni, prestazioni di servizi intervenute nei confronti di soggetti trasfrontalieri, quindi sia intraeuropei che extraeuropei, quindi diciamo verso i soggetti esteri ampiamente intesi non c'è questo obbligo, ma anche qui c'è la facoltà, c'è la possibilità, indicando un codice particolare, codice destinatario particolare, costituito da sostanzialmente un codice costituito da 7X, quindi da una serie di 7X, indicando questo codice è possibile comunque emettere fattura elettronica verso soggetti esteri, sia intra che extra europei. La particolarità però che volevo sottolineare a proposito di adempimenti e di snellimento di adempimenti è che in realtà viene introdotto proprio in occasione dell'introduzione della fatturazione elettronica, viene introdotto un nuovo adempimento che è stato chiamato, sembra quasi uno scioglilingua, lo spesometro transfrontaliero oppure esterometro, cioè sostanzialmente si tratta di una comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate contenente i dati relativi alle operazioni sia attive che passive, sia intra che extra Unione Europea. Cioè sostanzialmente le rispondo alla sua domanda dicendo questo: è vero che per le operazioni verso l'estero non c'è l'obbligo della fatturazione elettronica, ma se non si emette fattura elettronica si è obbligati sia per le fatture emesse che per quelle ricevute a compilare questo nuovo elenco, questo esterometro, che è un adempimento nuovo, fresco che abbiamo, che tra l'altro non sostituisce, si aggiunge lì dove si cumulano gli obblighi al modello intra che già coesisteva, per cui diciamo la gestione dell'estero, se vogliamo, sotto questo aspetto diventa più attenta, per cui l'Agenzia delle Entrate non rinuncia ai dati relativi alle operazioni con l'estero, se non vengono forniti con fatturazione elettronica bisognerà poi fornirli con questi, tramite questi elenchi. Questi elenchi possono essere evitati appunto se si decide di emettere fattura elettronica verso l'estero, per cui coloro che decidono di emettere fattura elettronica verso soggetti esteri possono non sono esonerati da questo esterometro, tuttavia se l'esterometro può essere evitato per le fatture
attive, per cui si emette fattura elettronica e si evita l'esterometro, non è possibile evitarlo per le fatturazioni passive, per quelle che vengono ricevute dall'estero. Okay. Tra l'altro volevo sottolineare che i soggetti che sono esonerati, gli stessi che abbiamo visto prima, sì, che sono esonerati dalla fattura elettronica, sono anche esonerati da questo adempimento dell'esterometro. Molto bene. Sempre molto chiaro, anche se l'argomento è piuttosto ostico, però sappiamo che è molto interessante, ci hanno richiesto veramente in gran numero di realizzare un appuntamento di questo genere per chiarire un po' tutti gli aspetti. Dottor Micolucci, parliamo di casi particolari, a questo punto mi piacerebbe conoscere per quanto riguarda i condomini, che diciamo viviamo tutti quotidianamente la vita in condominio, per chi non ha la fortuna di avere un'abitazione privata. Ecco, i condomini come si devono rapportare in merito alla fatturazione elettronica? Sì, anche qui c'è stato un po' di allarme. In realtà i condomini non hanno obblighi particolari, né gli amministratori di condominio hanno obblighi particolari. Il condominio non emette fattura, per cui non ha l'obbligo di emettere la fattura elettronica. Il condominio riceve fatture, per cui al pari di un consumatore privato i fornitori dei condomini, indicando un codice convenzionale costituito da un codice di 7 zeri, invieranno al sistema di interscambio la fattura elettronica, però consegneranno la fattura cartacea al condominio, per cui continueranno a ricevere fattura cartacea regolare, dove è indicato che la fattura elettronica corrispondente è a disposizione sul sistema di interscambio. Dottor Micolucci, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi per questo primo appuntamento noi ci fermiamo qui, però diamo l'appuntamento ai nostri telespettatori ad una nuova puntata proprio per vedere tutti gli altri casi. Ed allora io direi di ringraziare il dottor Giampaolo Micolucci, commercialista nonché revisore dei conti, per essere stato questa sera ospite nei nostri studi, in nostra compagnia, e aver spiegato un po' tutti gli aspetti della fatturazione elettronica, ma ci riserviamo di affrontare gli altri punti in un prossimo appuntamento. Grazie dottor Micolucci per essere grazie stato con noi. Grazie. Ringraziamo voi per la cortesia. Attenzione, l'augurio di buona visione con i programmi di Rete 8. Arrivederci.